Salve a tutti ragazzi e bentornati sulla serie di The Witcher 3. Siamo in un momento difficile di questo gioco. Siamo entrati in questa specie di cripta, abbiamo incontrato il Wild Hunt e l'abbiamo vista da lontano. E ero al giro con una maga, che non mi ricordo già più come si chiama, e nel mentre che faceva... devo fare anche attenzione perché questo gas è tossico. Avete visto? Qui già esplode. Quindi no, è scomparsa mentre cercavamo di raggiungere un determinato posto. No, sono stato avvelenato un'altra volta. No! Sarò duro. Vabbè, allora metto la spada dentro perché così posso rigenerarmi. Mangiamo un po' di tramezzino al pollo, va? Ah, e tra l'altro cerchiamo di far sviluppare il personaggio. Abbiamo un punto disponibile e vediamo un po' se metterlo nei segni. Aggiungerei della potenza con i segni. Io sto utilizzando tantissimo igni. Quindi direi, i danni inflitti al segno igni riducono anche l'armatura del nemico in modo permanente. Questo effetto dipende dall'intensità del segno, fino a un massimo del 15%. Rigenerazione del vigore in combattimento aumenta del 0,5 per secondo. Io lo prendo assolutamente, lo acquisto. E poi lo attivo e lo posiziono. Molto bene. Questo si sblocca a livello 12, 10, 8, 6. Va bene, ok, dobbiamo vedere un po' come vanno le cose. Va bene, continuiamo a mangiare. Mangiamo cose. Cerchiamo di recuperare energia, che non credo che sia il massimo. Kira. Stare in questo posto a meditare per recuperare energia. Ok, acuendo i sensi possiamo trovare Kira, giusto? È così che si chiama la maga. Raccogliamo queste cose qui, niente di che. E qua mi indicava rosso, sinceramente non so, potrebbe essere effettivamente il posto dove devo andare. Dove sei? Non so, io sto andando in su, la freccia mi indica dall'altra parte, naturalmente io faccio sempre al contrario di quello che mi indica la freccia. È qua a sinistra, ma ovviamente io sto andando nel luogo opposto. In questo modo noi ce ne andiamo e lasceremo sola. Sì, e probabilmente falliremo anche la missione, quindi a parte non è detto, visto che, mamma mia che saltone, visto che è la missione principale, probabilmente lo farebbe rifare. In ogni caso, qui c'è qualcosa da accendere. Meno male perché non ci si vede un'emerita cippa. Cogliamo funghi. Fondamentale in questo momento della missione. Vabbè, facciamo così perché non trovo il punto. E vediamo un po' i sensi da Witcher che mi dicono. Dicono che qui c'è un altro fungo. E noi aggiungiamo. Eccolo, eccola là. Quindi saliamo da questo lato. Un topo? Eh? Non mi riesci a ucciderlo? Che cacchio devo fare con i topi?
Non riesco a combatterli. Ma vabbè, la carne di topo magari è buona da mangiare. Topo detto, topo. È buffo combattere contro i topi perché non senti quando loro colpiscono, quando te colpisci, sembra che combatti contro l'aria. Che devo fare? Ah, devo distruggere le tane con delle bombe. Ok, ho capito tutto adesso, dopo milioni di anni. Una è distrutta, è l'ultima bomba che ho. Era l'ultima bomba, volevo dire. Che diavolo farlo? E rifornirsi di oggetti, unguenti, pozioni e bombe si consumano con l'utilizzo, possono esaurirsi. Certo, rifornirti questi oggetti entro meditazione. Se hai dell'alcol distillato in inventario, verrà usato automaticamente per creare una nuova fornitura degli oggetti alchemici che possiedi. Perfetto. C'è la cosa automatica, quindi distruggo invece di usare delle cose, utilizzo igni. Perfetto. You that afraid of rats? Could have annihilated them with one spell. Fine, won't say anything. So what happened to you? There's something here, something that distorts teleportation. I've no idea how they managed to get to the other side problem free. Wild Hunt's teleportation magic is different. Got specially trained mages for that. Navigators, they call them. They can have three helmsmen and a parrot for all I care. I'll not risk that again. Let's go. Wild Hunt got a good head start on us, but we still stand a chance. Have you gone completely mad? We must leave here at once. Dai, devo scoprire cosa. I gotta know what the Wild Hunt's doing here. But we came to find the Elven Mage, not fight the Hunt. If they reach him first, we won't get a chance to talk to him. Besides. Go on, finish. Wait. You've got some special interest in the Hunt. Is this about Ciri? There's something you've not told me, isn't there? Come with me and maybe I will. Are you always like this? I'm beginning to feel sorry for Triss and Yen. Oh, very well. Let's go. Gvela Glan. Andiamo. Grazie, cara. Sono stata molto gentile. Se mi ridai anche magari un pochino di energia, qualcosa da mangiare, nulla, eh? Va bene. Non è che c'è dietro delle erbe, qualcosa? Well. Devo fare. Ah, vado avanti io? No, vado avanti te. Oh, che diavolo. La rana lune. Ah. Figlio del gabbiano. Save a day, la rana lune. That's him. That's the elf. Arvek va, lady. What was that? An illusion? No. A morphotic projection. Message was definitely for Ciri, daughter of the Gull, Laura Doran's heir. Indeed, it is what the elves would title Ciri. But what was the bit about the sign of her sword, a riddle? Yeah, not a hard one, though. Not if you know Ciri named her sword Tideo, Swallow. Come now, who aside from you would know that? Might have been the point. Your elven mage secured the passage, hid it, so that only Ciri could find it. He failed to foresee that someone like you would show up. Nevertheless, I think he was expecting uninvited guests. Made some preparations. Let's hope the Wild Hunt ran into some obstacles. Well then, let's go. Do you think following the Swallows will suffice? We'll see. Bene. Dai, andiamo, vagando nel buio. Ah, scusate, volevo vedere a che livello siamo. 208 di 1000, vai. Andiamo. Che fai? The sooner we can leave, the better.
Certainly hope we haven't lost our way. Non ho capito che stai facendo lì, ferma. Andiamo. Boh. Mi si è drogata la cosa lì, via. An old elven port. Must have been how they got here by sea. I wonder how long si è buggata la maga. C'è pieno di gentaccia qua giù. Non è che siamo messi tanto bene, ma almeno abbiamo della frutta secca. Damn, you're ugly. Aspetta, fermati. Irden, ci vuole Irden. È un raid, ci vuole Irden. Porca puttanaccia. Bene. Oh, ma me la fai tirare la magia, Cribbio. Poi tanto io tiro la magia e poi vado fuori, no? Ma che diavolo. Certo che se ci fosse una maga da aiutarmi, no? Che cacchio. Che è quella cosa lì? Mi sta per finire l'arma qui, l'armatura. Vediamo un po' a che punto è allora. La nostra corazza qui. 50% e 73. Quindi funziona peggio, è quello il discorso, non me lo ricordo. Comunque però la tengo ancora. Vediamo un po' che cosa c'ho qui per aggiustare. Kit armi e armature. 15%. In realtà io poi dopo avrei anche un'altra arma qui di difesa, 95. Quindi aspettiamo giù. Aspettiamo un attimo. Sono pieno di roba qui tra l'altro. Mamma mia. Ok. Mangio un po' di olive. Tra l'altro ora è notte, là c'è un altro raid o come diavolo si chiama. Qui poi tra l'altro sono fregato se. Careful, that oily yellow vapor, it's toxic. I hardly need instruction from you. Sì, ma dov'è? Vesemir told me that soon after he'd learned to cast Igni, he tried it out on a patch of these mushrooms. Terrible idea. What happened? Well, he survived. And wounds heal awfully quick on young witchers. Come on. Vieni, vai, Rit, vieni. Vieni qua. Comunque si è rimasta bloccata dentro. Tutti e due siete rimasti. Evito, e questa è la vostra polvere. No, questo è funghi. Molto bene, molto bene. Rimettiamo dentro la spada, così posso recuperare un po' di energia e cerchiamo di non farci uccidere qui. Ok. Piano. Ho detto che questi vapori sono malefici. Porca puttana, qui proprio accanto.
Esplora le rovine e segui i simboli delle rovine. Sì. Scusa, stavo riguardando, no? Io non vedo niente qui, però, eh. Vediamo un po'. Oh, laggiù c'era. No, sono stato avvelenato, cazzo. Qua ci sono delle casse. No, no, sono stato avvelenato, no, non posso morire così, no, no. Ho finito tutte le energie, no, tutto, ho finito tutto, mio Dio, sto per morire. Siamo veramente fottuti qui dentro così. Che cos'è questo? Mamma mia, è un oggetto pregiatissimo. Aspetta un attimo. Fanculo. Scusate, ragazzi, sono veramente volgare. Vediamo un po'. Wow, livello richiesto 2. Questo qui è veramente forte. È una spada d'argento questa qui. Bella, allora me la prendo subito. C'ha anche bonus colpo critico. E assolutamente sì, è fantastico. Poi farò una cosa per vedere se si può fare oppure no. Io segni rondini, no, non le vedo. Comunque mi metto un attimo qui per vedere se posso fare una meditazioncina, diciamo fino alle 6, così sarà anche giorno. Sì, la posso fare. Molto bene, molto bene. Quindi dovremmo aver recuperato tutta l'energia. Abbiamo le bombe e basta, non abbiamo altro. Non trovo nessun simbolo di... Mamma mia, quanta gente che c'è di sopra. Ah, almeno che non sia di sopra. Ma, ecco, lo sapevo che si era buggato, no? Assolutamente. Anything for a hot bath. Vabbè, io e quindi che devo fare? Swallow, seems we're headed the right way. Ma dove? Dov'è una rondine? Well, coming? Ma che palle, vieni. È un'ora che giro. Ma questa cosa è veramente strana. Oppure so io che sono strano, ma che è probabile anche questo. Sento dei rumori particolarmente strani e poco accoglienti. Ecco, eccoci. Questa è ancora wild, la wild cosa. Vagando nel buio. Look, it's rather similar to that other pillar with the projection. No, meno male che cammini un po' te avanti, eh. Mi for del sol esser che vuol dire? Sirel, mi for del sol esser in Hensila Kelpi. Kelpi? Does he mean that sea monster? No, that's what Ciri named her mare. Horse could apparently gallop like a demon. Good name for a horse. So, shall we look for it? Che spingi? Comunque qui... C'è qualcosa. Intanto io prendo funghi di tutti i tipi, eh.
Tre consegne del cavallo. They look hastily scribbled on with lime. Spostati. Hunting dog. Can't see any connection to Kelpie. Must you touch everything? Porca puttambora. Geralt, ora io come il... right? No, non sto bene. So. Non so come recuperare l'energia, sono senza cibo. Non mi posso fare nessun tipo di pozione. Ma io mi prendo funghi. Chi ci fai messa così? In questa posizione? Eh? Ok, ho trovato qualcos'altro. Poi scappo, A sea monster. Looks a bit like a Cairn. Vattene. Geralt, what the hell is that? Siamo noi. Another security measure. Damn it all. Oh, perché non riesco? No, non c'ho. Non c'ho energia sufficiente per combattere me stesso, no? Lui usa Quen, poi io che cazzo uso? Caccia miseria. Muori me. Allora, torniamo su Irden. Porca puttana. Quel cacchio di fuoco lì. Dai, tiriamo una bomba, vediamo se riusciamo a fare qualcosa. No, bisogna cambiare tattica. Andiamo con un hard. Ma poi porca di quella troia, perché stai lassù? Oddio. Allora, andiamo con la balestra prima che mi faccia fuori completamente. E poi allora andiamo con andiamo con Quen. Oh, ce l'abbiamo fatta. Porca miseria. Anything like that ever happened to you before? No. Almost. Well, back a certain Doppler took a shot at impersonating me. Yes. And he hated being me. Felt uncomfortable. Dopplers are kind-hearted by nature. Vabbè, io ho un cerco altro perché sono senza energia, lo vedi? Gnocchetta lì. Cyrel, mi forda sol esser in Hainsilac. Io, boh, proverei sinceramente con Ardi, sempre qui. Ah, no, niente, non serve a niente. Stavolta era troppo ovvio. Sarebbe stato troppo ovvio. Provo a buttarmi? Ragazzi, lo faccio? O prima salvo? Let's go. Senti, mi butto. Però prima mi salvo. Ecco qua.
Andiamo, guarda come si fa. Tanti punti, eh. Oh, qui c'è qualcosa. Drawing of a horse. Clue for Ciri. Must be. Must be, eh? Ok, dobbiamo immergerci. O maga dei miei stivali, vieni. Kelpie. Eccolo, eccolo. Almost exactly like the last one. Let's see what this does. Geralt, I don't know what you did, but it worked. Come back here. Ah, sì? E come faccio a tornare lì? Ah, fico. Bene, bene. Muy bueno. Ok, andiamo. Well, now I know what distorted my effort at teleportation. This very portal. And I know why I landed in that drowner nest. You should be pleased to emerge from the portal in one piece. And everyone still wonders why I hate to be teleported. We must try to activate it. Allora, dai. A cercare adesso indizi. Vediamo un po' che succede. Swallow. Come. Sure it's safe. Of course. The Elven Mage prepared this passage for Ciri. Come on now. Ok, vengo. Gavella Glan. It's grown awfully quiet. Is that bad? A bit like the calm before a storm. Sì, perché in realtà laggiù intanto piove e poi laggiù c'è una specie di mostro che saltella. E a me questa cosa non piace proprio per niente. Se c'è un golem, cacchio. Ma che... ma quale presentimento? Questo non è un presentimento. Just wonderful. Non gli ha fatto assolutamente niente. Ovviamente neanche questo. E ovviamente vediamo un po'. Allora. Porca vacca. Sì, comunque è così che bisogna fare. Porca miseria. Troppo potente per me. Perché lei lo bloccherebbe anche. Il problema è che io non ho energia sufficiente. Ho scansato. L'ho scansata un'altra volta. E questa volta no, per... mm.
Non ce la farò mai perché non ho energia sufficiente. Porca miseria. Eccolo qua. È quello che stavo dicendo. Proviamo a ricaricare l'ultimo salvataggio, vediamo un po' se anche senza energia possiamo fare qualche cosa. Ok, riproviamoci. Oh, pensiamoci un attimo per bene, dai. Intanto prendo una bomba e poi scudo protettivo. Proviamo a influenzare la mente. Ora, a parte non so che è che c'è proprio, che c'ha proprio una mente. Via. Allora, proverò a utilizzare il tuono comunque. Porca vacca. Per fargli un pochino più di dolore. Ma c'ho pochissima energia purtroppo. E quando lui è in quella posizione poi non è che gli si può fare più di tanto, Ok, questa potrebbe essere una tattica comunque interessante. Avvicinarsi. Un paio di colpi potrebbero essere sufficienti, ma dobbiamo usare Igni nel modo migliore e non morire però. No, cavolo, non sono morto. Ora sì. Bene ragazzi, la cosa sta diventando piuttosto impegnativa, quindi io fermo il video qui e spero nel prossimo video di potervi far vedere come è stato ucciso. Comunque noi ci vediamo al prossimo video, è stato bellissimo, condividete come sempre. Ciao ragazzi!